Siamo con la squadra dell'anno 2016 a Cimenaggio, in auge da diverse stagioni, capitan speciale, un premio super meritato per quello che state facendo. Ah, diciamo di sì, due anni sta facendo bene, siamo partiti un po' male l'anno scorso, poi nel giro ritorno abbiamo fatto tanti punti, quest'anno ci stiamo ripetendo. Bomber Zanella, avete vinto per un punto sulla Ponte Lambrese. Ti viene in mente la partita che era ormai persa e invece l'avete ribaltata? Ma c'è una partita in casa a Menaggio, che è la nostra forza, che eravamo sotto 2-0 e l'abbiamo ribaltata 5-2 e avevamo fatto un secondo tempo da gruppo, da squadra come siamo, ed è tutto bello, è favoloso giocare nel Menaggio, perché noi abbiamo... La prima cosa che noi facciamo è il gruppo e con questa forza noi riusciamo a fare i punti e riuscire a vincere questi premi, che comunque sia sono una grandissima soddisfazione. Michel, contano più i tuoi gol in questa stagione o l'esperienza tattica di mister Castellini? No, sicuramente il mister ci dà una grande mano, oltre che essere un grande allenatore, un grande motivatore, e poi i gol li faccio io, li fa Spaggia, li fa Zanna, li fanno tutti. L'importante è cercare di mettere in campo quello che prepariamo durante la settimana, e fino adesso con un buon giro d'andata ce lo stiamo facendo. Sei modesto, ma stai facendo, da qualche stagione stai facendo cose superlative, come vivi questo momento? Adesso ormai è un paio di anni che comunque sto facendo bene, sto facendo tanti gol, anche perché comunque ho dei miei compagni che mi aiutano, soprattutto calciando tanti rigori che si procurano comunque i miei compagni, riesco a raggiungere sempre una buona cifra durante l'anno. Speriamo di continuare così, visto che comunque è una cosa a cui tengo prima personalmente e poi va bene per tutta la squadra. Senti capitano, sono due anni che fate benissimo, ma manca la ciliegina, cioè manca qualcosa. 5-6 anni che manca qualcosa e ci proviamo anche quest'anno. L'obiettivo, come dice il mister, è sempre la salvezza, però siamo lì, vediamo. Bomber, hai detto a Menaggio siamo super, cosa potrebbe cambiare adesso che arriva il campo nuovo, giusto? In teoria arriva il campo nuovo, però il campo sì, purtroppo quello di Menaggio in questo momento è un po' così. Col campo nuovo penso che cambierà ben poco, perché noi mettiamo soprattutto l'atteggiamento che noi ci fa fare grandi cose, grandi prestazioni. Non è sto campo, perché come giochiamo noi giocano gli avversari, ma il campo è uguale per tutti. Ma potreste perdere qualcosina magari con un campo in condizioni... Potremmo solo migliorare. Perfetto. Bomber, questo pallone d'oro arriva quest'anno? Non lo so, è 2-3 anni che ci vado vicino, vediamo, se continuo a fare bene, prima o poi spero che arriverà. Adesso è un paio di stagioni che ci arrivo lì vicino, vediamo. Ragazzi, grazie mille, complimenti ancora. Grazie. Per questo premio e buona continuazione di serata. Grazie a voi.